Officina 9000 giri con Luca. Luca, è lei o non è lei? È lei. Avevamo promesso, detto fatto, tac. A distanza di 4 giorni lavorativi, a tutti gli effetti, 5 giorni lavorativi, la vediamo, era bianca. Esatto. Tu ci hai detto che sarebbe stato un lavoro molto particolare, io sì. Perché so che l'avete pellicolata, in realtà sì. Se la vedo in giro, penso a una verniciatura. Assolutamente. Anche di ottima qualità. Assolutamente. Beh, c'è da dire questo, che la pellicola che abbiamo usato è una pellicola un po' diversa dal solito, una pellicola molto particolare, anche più costosa di quelle normali. L'effetto è questo, cioè l'effetto è esattamente come se la vettura fosse verniciata. Il discorso, diciamo, la difficoltà non è data tanto dal fatto di stendere la pellicola, è il fatto di fare un lavoro, dato che la macchina era bianca, quindi se avete visto la puntata precedente era bianca, non potevamo sulla battuta delle portiere o quant'altro lasciare la parte bianca dentro. Quindi il discorso, la difficoltà, i montanti, tutto è stata proprio smontata. Adesso nella puntata magari Pascal inserirà le foto della macchina in lavorazione, certo. Ed è stata, non dico totalmente smontata, ma tutto il muso, la parte dietro, le portiere, cioè per arrivare ad avere questo tipo di risultato c'è un lavoro di mano, dipendentemente, ripeto, dalla qualità della pellicola, c'è un lavoro di mano d'opera che è veramente molto importante. Quindi bisogna avere due professionalità in sostanza. Uno è chi stende la pellicola e non deve avere bolle, deve essere come questa, cioè è impeccabile. Ma altrettanto importante, cosa da non sottovalutare, è lo smontaggio e rimontaggio delle parti. Certo, perché certo. Tu dici, il cofano lo fai in opera, va bene, ma il resto va tutto smontato. Quindi smontare bene una macchina non è proprio una cosa semplicissima, perché sono macchine che chiaramente hanno tutti i loro incastri, hanno le loro logiche, tante parti sono in plastica, per cui con le rivettature delicate che nello smontaggio si possono anche rompere. Quindi la qualità del lavoro va vista appunto su tutti e due questi fattori, tipo di pellicola con l'effetto estetico che vediamo, ma soprattutto la macchina deve essere, cioè non deve apparire che è stata smontata e rimontata. Questo è un po' il concetto. Chiarissimo. Senti Luca, dacci qualche indicazione sull'utilizzo della pellicola, nel senso sì. Perché pensare alla pellicola piuttosto che a un intervento di verniciatura? Cioè dove consigli e dove sconsigli questo tipo di intervento? Allora, il discorso della pellicola, adesso al di là del fatto che questo è un cliente svizzero, quindi come ho detto la volta precedente, sui libretti svizzeri è indicato anche il colore. Quindi questo è già un vincolo, cosa che sui libretti italiani non è riportato. Il fatto di mettere la pellicola, secondo me, salvaguarda l'integrità della macchina nella sua completezza. Mettiamo anche un cliente italiano. Se tu vai a riverniciare la macchina, come in questo caso, macchina molto particolare, macchina che è uscita bianca, comunque se guardi nella fiche della macchina sì, c'è il colore, certo. Non c'è sul libretto, ma sulla fiche della macchina lo trovi. Quando la vai a vendere, ammesso e non concesso che l'hai presa per tutta una serie di motivi, di un colore che non ti piaceva nera, la fai nera, se la vai a verniciare, nel momento in cui la vendi, secondo me, può destare dei dubbi, delle problematiche. Diciamo che il valore può intrinseco incidere anche sul valore, assolutamente sì, non c'è dubbio che incide sul valore, per cui tanti che fanno il ragionamento, ma cosa faccio, la vernice, la pellicola, questo tipo di lavoro, chiaramente in maniera fatta in maniera professionale, perché dopo tot anni, quando tu la puoi tirare via, ma devi comunque rilucidarla, rimane giù un velo di colla che va pulito, quindi in ogni caso una macchina del genere può ritornare esattamente come era precedentemente. Senti, in termini invece di manutenzione, di cura, che tipo di... c'è qualche... Anche in questo caso, essendo una pellicola nero lucido, è il colore più delicato che esista, okay. Ovviamente, che basta solo guardare, fai così e si graffia. Adesso, è un pochino più resistente della vernice, ma comunque anche questa va trattata. Che precauzione bisogna prendere? Non bisogna lavarla sotto i rulli, zero. Non bisogna lavarla quando è calda. E le stesse precauzioni che dovresti usare nel lavaggio di una vernice normale. Quindi non è che la pellicola dice, ho messo la pellicola, faccio quello che voglio, la porto sotto i rulli. A parte una macchina del genere, dubito che qualcuno la metta sotto i rulli. Però bisogna, siccome sono pellicole comunque garantite e tutto quanto, ma devono essere chiaramente utilizzate e mantenute in una maniera logica, se no perde lo scopo. Il vantaggio della pellicola è che soprattutto sulle parti più facilmente esposte, quindi diciamo chiaramente il muso, le calotte degli specchietti,
se ci sono appunto, se sono abbastanza sporgenti, in questo caso non più di tanto, però comunque qualche sasso nei passaruota dietro, certo, sicuramente con l'utilizzo ce l'hai. Ecco, su questo aspetto qua la pellicola preserva. Poi è chiaro che se prendi una sassata in autostrada, è sassata sulla pellicola come sulla vernice. Ci è capitato settimana scorsa un cliente con una Mazda bellissima, nuova, non so come ha fatto, ha preso un sasso proprio impeccabile, bellissimo. C'era un G-Ball, tipo aveva perso un dado, qualcuno segnato in pieno. Abbiamo dovuto smontare il cofano, stuccarlo, ripararlo, riverniciare, oltretutto vernici costosissime, certo, perché su quelle della Mazda nuove sono vernici a triplo strato. Non so se vuoi parlarci di prezzi o di cifre preventive. Ma guarda, diciamo, allora, un lavoro del genere non spendi sicuramente una cifra importante, nel senso che possiamo paragonarla a un, per avere un effetto di questo genere. Poi uno può fare lo stesso lavoro con una pellicola più economica, può fare lo stesso lavoro senza smontare tutto per avere le battute. Se vuoi una macchina così, più o meno spendi tanto quanto riverniciarla. Quindi non c'è un discorso di risparmio economico, no, lo fai? No, tanti mi vengono, cioè, tanti pensano in maniera impropria che la pellicolatura sia un'alternativa più economica alla verniciatura. In alcuni casi lo può anche essere, però ripeto, la pellicolatura deve essere vista con un'ottica diversa, non un'ottica di risparmio. Soprattutto, altra cosa, quando vengono pellicolate le macchine, questo di qualunque colore, in maniera particolare il nero, la macchina deve essere perfetta, cioè un piccolissimo segno viene addirittura enfatizzato. Quindi uno degli aspetti che noi, questa macchina qua era perfetta, quindi non altrimenti abbiamo va preparata di carrozzeria. Altrimenti va prima preparata di carrozzeria. Noi sono capitate delle macchine anche lì in maniera impropria, i clienti dicono: ma sì, la pellicola così, non la vado a riparare, copro le magagne. Mm-hmm. No, dico: guarda, io non te la faccio, perché poi alla fine, se io gli presento una macchina dove vedi enfatizzate le magagne, mi tiro a casa, fra virgolette, la rogna, cosa che noi non vogliamo fare. Allora, tante volte diciamo al cliente: guarda, prima va riparata, al limite non la riverniciamo, va stuccata, va sistemata di carrozzeria, la parte ammalorata va tirata perfettamente piana, vai poi a mettere la pellicola, solo così è un effetto. Per noi l'importante è fare i lavori fatti bene, fare i lavori fatti a metà o raffazzonati, non è nella nostra filosofia. Per fortuna nostra siamo sempre pieni di clienti, abbiamo sempre l'agenda piena, non è una macchina in più in meno. Sarebbe molto più dannoso prendere un lavoro tanto per farlo per la corsa, farlo male, sarebbe un danno per noi molto, certo, superiore, certo, che non avere la perdita di quel lavoro lì. Va bene, diciamo a conti fatti che non è venuta bella come la 1 Turbob, però devo dire che anche lei ha il suo perché. La 1 Turbob, nel caso in cui ti venisse il ghiribizzo di farla di un colore, bianca così è perfetta. Però devo dire che anche lei non mi dispiace. No, questa qua secondo me è venuta, ripeto, è una questione totalmente, io non entro mai nel discorso soggettivo, perché a ognuno, ad esempio, io una macchina nera non la prenderei mai, ma perché è talmente delicata che, ripeto, sarebbe uno strazio. Anche a me piace avere la bella macchina bianca, bella nera, bella di sì, a lui era impallinato con la macchina nera, poi mi ha detto, io l'ho trovata, fra l'altro sono anche difficili da trovare queste macchine, l'ha presa, l'ha trovata, diciamo, l'ha trovata bianca, ha detto: guarda, piuttosto la prendo bianca e poi la faccio pellicolare, certo, questo, certo, è un po' il concetto. Diciamo che il cliente svizzero sarà veramente molto, ma molto contento. Stasera, ma veramente molto. Mi ha chiamato prima, mi raccomando, gli ho mandato tutte le foto della lavorazione. Adesso, quando arriva la macchina, mi raccomando, fammi anche della macchina finita. Gli farò vedere anche il filmato. Vabbè, cioè, l'abbiamo preso un po' in giro, perché insomma, quell'accento tipico lì. No, è un italiano che lavora in Svizzera, per cui non è lo svizzerotto. Non è il Bernasconi. Potevo rimanere seriamente offeso. No. Luca, grazie. Grazie mille, saluto anche Mirko che è là dietro Sornione all'ombra, certo, beato lui, certo. E Pascal, grazie, ci vediamo alla prossima. Ciao Frank, grazie, ciao.